famiglie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Ma solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa. C'è ancora una distanza notevole tra noi e le istituzioni. E delle volte anche un sorriso, una disponibilità di un funzionario pubblico ci può indurre ad avere un atteggiamento diverso, più conciliante con le istituzioni, ma di regola c'è un notevole distacco, una notevole freddezza nel rapporto tra cittadino e istituzioni, che certo non aiuta il cittadino ad approcciarsi con positività. E ancora, la legge non è uguale per tutti, perché a mio parere, per quanto riguarda, ho accennato prima qualcosa, ma per quanto riguarda per esempio tutte le istituzioni private di rilevante interesse, come possono essere le banche, gli istituti finanziari, le imprese soprattutto, andrebbe rivista la normativa che non consente di applicare ai reati magari commessi da soggetti appartenenti a queste istituzioni la normativa sulla corruzione, che se non in parte minima non è assolutamente applicabile al di fuori della pubblica amministrazione, salvo poi intendere cosa vogliamo inserire nell'ambito di queste norme calderone della pubblica amministrazione. Ma teniamo conto che tutte le vicende più recenti di natura finanziaria ed economica ci lasciano intendere che difettano dei controlli seri sulle istituzioni più importanti private, e che forse anche un controllo di natura non solo amministrativa, quindi preventiva generalmente da parte delle autorità preposte, che però spesso si sono rilevati controlli che non vengono fatti o comunque inutili, ma anche a posteriori da parte dell'autorità giudiziaria con norme di legge prese in prestito dal settore pubblico, potrebbero probabilmente avere un effetto di riequilibrio delle posizioni dei cittadini davanti alla legge, perché sostanzialmente poi, partiamoci chiaro, le condotte di natura criminosa che vengono poste in essere da appartenenti a istituzioni finanziarie o comunque imprenditoriali private sono punite molto meno gravemente che non quelle poste in essere, che spesso in modo molto analogo, da appartenenti invece allo Stato, all'amministrazione statale. Volevo concludere questo mio intervento quindi sostanzialmente un riferimento alle similitudini che possono avere, per cercare di ricondurre entro un termine accettabile il rapporto dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, alle similitudini e analogie che hanno lavori molto diversi tra di loro, come quelli innanzitutto di natura privata o pubblica a seconda dei casi, come quelli che svolgono i giornalisti e ancora come quelli che svolgono i magistrati o comunque coloro che sono chiamati ad applicare la legge. Entrambe questi gruppi di persone, queste categorie di professionali, a mio parere dovrebbero avere ovviamente la schiena dritta. Entrambe tutte queste categorie professionali dovrebbero avere una indipendenza il più possibile da gruppi di potere o comunque gruppi che hanno in mano i mezzi di informazione oppure hanno in mano le leve del potere giudiziario. Ogni singolo giornalista, ogni singolo magistrato dovrebbe fare il suo lavoro nel modo più indipendente possibile, proprio al fine di assicurare una maggiore applicazione di questo principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. E non sono affermazioni di principio, sono affermazioni estremamente concrete, perché voi avrete visto che quando si riesce a bucare il velo della non informazione arrivano notizie estremamente forti, notizie estremamente pregnanti, che spesso costringono chi magari ha tenuto certi comportamenti a prendere atto
del fatto che questi comportamenti siano divenuti pubblici e a prenderne atto attraverso varie forme di condotte che possono consistere nelle dimissioni, nell'atteggiamento di spiegazione pubblica del proprio comportamento, quindi hanno degli effetti importanti, importantissimi, i comportamenti di giornalismo realmente indipendente, così come hanno degli effetti importantissimi i comportamenti di magistrati o appartenenti alle forze dell'ordine o comunque cittadini che in concreto credono nell'attuazione della legge stessa e che portano avanti questi principi. Quindi, se dovessi conclusivamente dare una mia opinione sul titolo che è stato dato a questo incontro, la legge è uguale per tutti, punto interrogativo. Avrei, insomma, come avrete capito, un'idea non proprio positiva di questo principio. Allo stato attuale, a mio parere, c'è moltissimo da fare, siamo in un momento difficilissimo, aggravato anche ovviamente dalle congiunture economiche che incidono anche su questi principi giuridici. C'è molto da lavorare a livello culturale, anche se sembrano frasi dette e ridette, ma purtroppo è così. Solo partendo dall'inizio, quindi dai ragazzi, dai giovani, insegnando ai giovani una cultura della legalità che non esiste nel nostro paese, perché quando studiavo io c'era l'educazione civica, oggi non so quali insegnamenti ci siano, ma sono degli insegnamenti generalmente formali, molto poco concreti, molto poco pregnanti a scuola, mentre invece i ragazzi andrebbero educati a un'attuazione concreta, reale, a un professare quotidianamente l'impegno per la legalità, perché altrimenti tutto va a finire nelle convenienze, negli accomodamenti, nelle conoscenze, nel privilegio o nel favore, anziché nell'esercizio del proprio diritto. Grazie.